Buongiorno a tutti, anche questa settimana il Comune a casa tua. Apriamo con l'aggiornamento del contagio da Covid-19, anche se ormai la situazione è estremamente sotto controllo, scendiamo addirittura sotto le 20 unità attualmente positive, e soprattutto legate a pochi nuclei familiari. Come abbiamo visto anche negli scorsi mesi, il contagio quando entra all'interno della famiglia, della casa, è facile che siano contagiati un po' tutti i parenti più stretti. Quindi di queste 20 unità circa parliamo in realtà poi di solo 4-5 nuclei familiari. Lo stato di salute è assolutamente buono e questo ci conforta ulteriormente, ci fa capire ancora di più quanto la situazione sta decisamente migliorando. Situazione che migliora ovviamente anche all'interno degli ospedali. Da lunedì il Piemonte tornerà con ogni probabilità in zona bianca, anche se sappiamo già benissimo che comunque a partire dal 1° di aprile, come ha preannunciato il Premier Draghi, cesserà lo stato di emergenza legato al Covid-19. Cesserà questo stato di emergenza e sembra veramente paradossale, ma purtroppo proprio in questi giorni in realtà se ne è aperto un altro, si è aperto un fronte, se vogliamo, ben più grave, che tra l'altro è condizionato proprio dalle scelte dell'uomo, scelte che stanno comportando gravi conseguenze per in particolare una nazione, quella ucraina e il suo popolo, ma che di riflesso ricadono ovviamente su tutto il resto del mondo, sulla comunità europea e sui paesi che ne fanno parte e che sono coinvolti in gran parte in questa situazione e anche sul popolo russo. E questo va detto, ci tengo a precisarlo. La posizione del Comune è per la pace di tutti. Non bisogna assolutamente da un lato abbandonare chi in questo momento è ferito e colpito nel cuore, proprio all'interno delle città, anche in luoghi che non hanno nessun senso da un punto di vista strategico essere colpiti, ma la Russia non è banalmente solo Putin, è un popolo che in tanti modi sta cercando di manifestare, anche se i media, soprattutto locali, cercano di oscurare queste informazioni, ma molti sono i russi che manifestano, anche personaggi più o meno noti. È storia recente che l'ex presidente ormai del Chelsea, Roman Abramovich, per chi segue il calcio, devolverà, ha messo in vendita la squadra di calcio e devolverà i ricavi per le vittime della guerra in Ucraina. Lui russo e oligarca anche, quindi non è detto che tutto il popolo russo debba essere allontanato, demonizzato o visto come il nemico. Le guerre colpiscono tutti, sia chi attacca che chi si deve difendere. Questo, i morti ci sono da ambo i lati e noi siamo per assolutamente la pace. Pace che abbiamo manifestato in occasione di una fiaccolata organizzata dal nostro parroco, Don Patrizio, dalla parrocchia di Trino, e che ha visto il coinvolgimento anche della comunità musulmana e un messaggio di testimonianza anche dalla parte della comunità ortodossa che non ha potuto essere presente e che rappresentava anche buona parte dei popoli russo e ucraino, perché molte in quelle zone sono di credenza ortodossa. Manifestazione estremamente partecipata, circa 700 nostri concittadini e non solo, abbiamo avuto la partecipazione di alcuni colleghi sindaci qua vicino, hanno partecipato a questa fiaccolata silenziosa che ha portato fin sotto l'atrio del comune, dove abbiamo acceso la parola pace e abbiamo lanciato messaggi di solidarietà a coloro che in questo momento stanno soffrendo. Manifestazione simbolica e che voleva dare un senso profondo, ma che si traduce anche in azioni concrete che il Comune di Trino, unitamente anche alle altre amministrazioni qua intorno e alle associazioni di volontariato sul territorio, vuole tradurre appunto in qualcosa di reale da poter mettere a disposizione. Oltre quindi a manifestare la nostra completa disponibilità a tutti coloro, cittadini trinesi in maniera particolare, che di origini ucraina hanno contatti o hanno esigenze particolari con parenti e amici che ancora si trovano sul territorio e hanno bisogno, la disponibilità di questa amministrazione, di tutte le associazioni di volontariato c'è, e il mio numero di telefono lo conoscete tutti e lo trovate sul sito internet, sui social network, e ve lo ribadisco qua, 333 45 92 967, sono a vostra disposizione per tutto quello che è possibile fare. Unitamente a questo, grazie a due nostri concittadini, uno qua a Trino, Franco Di Liberti, e uno che
da qualche anno vive in Polonia, ha una bella azienda per la quale lavora, di cui è titolare, chiedo scusa, Davide Guazzone, e che ci aveva già aiutato durante il periodo Covid regalandoci numerose mascherine quando ancora era difficile trovarle. Stiamo organizzando una raccolta di generi di prima necessità, organizzata presso Palazzo Paleologo. Giovedì, venerdì e sabato abbiamo raccolto tutto quello che era il necessario, che è stato donato in maniera veramente enorme da molti dei nostri concittadini. Valuteremo adesso se sarà sufficiente un bilico, se servirà ulteriormente proseguire con questa attività, e questo è un aiuto concreto che facciamo autonomamente, solo ed esclusivamente perché abbiamo un riferimento sul territorio polacco che porterà direttamente, grazie anche alla presenza di Franco Di Liberti, al confine con l'Ucraina quello che è necessario. I generi che in questo momento hanno bisogno di essere recuperati e di essere consegnati sono generi di prima necessità, dalla farina alle bende, alle garze, alle scarpe, alle coperte in maniera particolare, e soprattutto anche cose per i bambini. In questi giorni ho visto tantissime persone portare anche giochi, perché è corretto che sia così, tanti sono i bambini che in questo momento si trovano accampati, che sono arrivati con le loro gambe sul confine con la Polonia e stanno vivendo in una situazione di estremo disagio e con la preoccupazione di avere dei familiari probabilmente in territorio di guerra. Trino anche in questo caso fa la sua parte in questo modo, e sostenendo in maniera particolare l'azione della Croce Rossa, ma tutte le ONG che in questo momento operano attraverso esclusivi canali istituzionali. Questo va detto, non bisogna perdersi in iniziative disparate o di singoli, perché rischiamo di renderle inefficaci. Si utilizzano i canali ufficiali, come il Trino si è affiancato all'attività che fa la Croce Rossa Italiana, grazie al supporto del sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero, che è anche presidente regionale, e per coloro che desiderano invece fare donazioni e dare un supporto in termini di denaro, è possibile, sul sito del Comune trovate le coordinate, fare dei bonifici alla Croce Rossa Italiana, che trasferirà queste somme in denaro direttamente alla Croce Rossa Ucraina sul posto, e quindi andranno direttamente nel luogo dove effettivamente queste risorse servono e potranno essere spese nel miglior modo possibile. Come dicevo, passiamo da un'emergenza all'altra, ma la nostra città è unita sempre più che mai, e l'abbiamo visto, lo vediamo quotidianamente ormai da 2 anni a questa parte. Di questo come sindaco sono estremamente orgoglioso, e quindi ringrazio davvero di gran cuore tutti i nostri cittadini e anche i comuni qua vicino, perché non facciamo mai mancare il nostro aiuto ovunque ce ne sia bisogno e in ogni modalità. Passando invece all'attività del comune, molto rapidamente, prima di lasciare la parola all'assessore Cottali, che è l'assessore di riferimento per le attività principali di questa settimana, è stata una settimana di presentazione, di partecipazione ai bandi. Il 28 febbraio scadevano i bandi legati al mondo della scuola con il PNRR, il comune ha risposto a tutti i bandi che erano disponibili presentando le proprie candidature e i propri progetti. Altre invece sono le iniziative che stiamo mettendo in campo, e lascio quindi la parola all'assessore Silvia Cottali, che vi darà il relativo approfondimento della settimana. Vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Buongiorno a tutti, indubbiamente mi unisco alle parole accorate appena dette dal sindaco rispetto alla situazione Russia-Ucraina. Ci auguriamo tutti che questo conflitto vada a termine entro breve, poiché i sentimenti di libertà e di pace devono essere qualcosa di imprescindibile all'interno dell'essere umano. Quindi davvero speriamo che questa situazione volga presto al termine. Passiamo ora a quelli che sono gli argomenti di questa settimana, ovvero su cosa si è impegnato il nostro comune a lavorare durante questi ultimi tempi. Questa settimana è stata una settimana davvero impegnativa dal punto di vista burocratico-amministrativo. Abbiamo portato a termine uno dei bandi più demanding di questo ultimo periodo, un bando PNRR sulla riqualificazione dei borghi.
Abbiamo pensato di dover, come comune, portare il nostro baluardo, il nostro borgo, che ha delle caratteristiche storico-culturali davvero importanti, non soltanto per il nostro paese, non soltanto per la nostra regione, ma per tutta la nostra nazione. È il borgo di Le Ricavur. È una manifestazione di interesse che viene portata con un bando regionale, appunto, del PNRR, e ha sul piatto una partita da 20 milioni di euro con un progetto presentato di appunto circa 20 milioni. Quindi non nutriamo troppe speranze perché soltanto un progetto per regione verrà finanziato, però crediamo davvero che il borgo di Le Ricavur debba essere quel borgo. Secondo argomento di oggi, sono davvero lieta di annunciare che ripartono le serate dei sentieri della conoscenza, quindi dopo l'allentamento delle restrizioni relative alla Covid-19, si può finalmente fare una serata insieme, ritrovarsi con un appuntamento importante che è la presentazione del libro dell'inviato del CG5, anche scrittore, Beppe Gandolfo, che presenterà il suo nuovo libro Un anno di pandemia in Piemonte durante la serata di venerdì 18 marzo presso il nostro istituto alberghiero, che è nostro partner in questa iniziativa. Ringraziamo quindi l'istituto alberghiero per mettere a disposizione i suoi locali e ricordiamo che, come avrete letto dal post inviato ieri dai nostri canali social, a inizio serata avrà luogo un light dinner tema Piemonte, alla quale potrete partecipare prenotando attraverso il numero che trovate sulla locandina, sulle nostre pagine Facebook e sul canale WhatsApp. Quindi vi aspettiamo numerosi a questa serata e, ringraziandovi ancora per l'attenzione, vi auguro un buon weekend.